La Regione ha definito una procedura unica in tutta la Toscana per consentire a studenti, lavoratori, utenti in generale di ottenere il prolungamento della validità degli abbonamenti al TPL non utilizzati durante i mesi di confinamento per l'epidemia di Covid oppure in alternativa a un voucher. La procedura quindi è valida per tutte le aziende che gestiscono i collegamenti tramite autobus, per Trenitalia per trasporto ferroviario toscano e per Toremar per quanto riguarda i traghetti verso le isole dell'arcipelago. Queste le regole generali. Il diritto alla compensazione vale per tutti i tipi di abbonamento, anche per i Pegaso e per l'abbonamento unico metropolitano. La compensazione è relativa al periodo durante il quale non è stato possibile utilizzare l'abbonamento. La richiesta di compensazione deve essere presentata entro il 15 ottobre all'azienda che ha emesso il titolo di viaggio, preferibilmente online sui portali delle aziende stesse, allegando l'abbonamento non utilizzato e specificando le generalità del titolare, il periodo di non utilizzo e altri dettagli. Le forme di compensazione previste sono due: l'emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del costo effettivamente sostenuto dall'utente per i giorni di non utilizzo dell'abbonamento da spendere entro un anno, oppure il prolungamento della durata del titolo di viaggio per un periodo corrispondente a quello durante il quale non è stato utilizzato.